Ciao, oggi si scorazza col trattorino, destinazione Rifugio Schiazzera. Qui c'è l'indicazione, anche qui, Rifugio Schiazzera, che sarà a 2050 di altezza per 17 km. Dai, proseguiamo. Su trattorino. Quasi tutta su asfalto, purtroppo solo gli ultimi chilometri, 3 o 4 non ricordo bene, saranno di sterrato. Tuttavia giudicherete voi se la via sarà bella o meno. Secondo me è bellissima, è una strada che ho fatto più volte in bicicletta, anche in moto, soprattutto quando avevo 72 stornello, curva fatta malissimo. Poi a un certo punto la strada terminerà e si salirà al rifugio per un breve tratto di scalini in pietra e vedrete quanto sarà bello. Classico rifugio in pietra, antico, da cui partono numerosi sentieri e vie bellissime da percorrere rigorosamente a piedi. Strada molto stretta, bisogna fare attenzione alle macchine e anche ai ciclisti. Questa l'hai fatta benissimo. Siamo incontrata a Verbio tra i comuni di Grosotto e Mazzo di Valtellina, Alta Valtellina. Fuggisce bene la Trapovic, accidenti. Scesa dovrò ricordare bene che non ho i freni del GS. Biglietto ticket, e compriamo il ticket. Di 3 euro. Attenzione che si paga solo con monete. Puoi essere l'uomo più ricco del mondo, avere 10 carte di credito, il comune di Verbio ti fa pagare solo con le monete. Vabbè, incomprensibile e ingiustificabile che nel 2023 non mettano una macchinetta che ti consente di pagare anche con la carta. Schiazzera a destra. Sono anche antiparabolici, sono complicatissimi da affrontare. Qui la strada è anche molto sporca, tanto pietrisco, tante foglie, probabilmente in video non si vedrà benissimo, ma io con gli occhi vedo tutto.
piedino a fossa, comincia. Però su, insomma, la temperatura dovrebbe essere veramente godibile. Regalino. Direi altezza sofferenza. Oh, che bello lo scoiattolo! Oh, che bello scoiattolo! L'aspettavo! Qui saliamo un po' in piedi. Come avrete notato, di sterrato praticamente non ce n'è quasi più, non perché io ricordassi male, ma perché evidentemente hanno rifatto la strada un po', e quei 3 o 4 chilometri di sterrato che c'erano prima di arrivare qui li hanno eliminati. Boh, erano carini. E adesso si continua così, un po' a piedi. La strada non è tanta, questo me lo ricordo perfettamente. Ed eccoci arrivati. Eccolo lì. Oh, c'è un bel po' di gente. Meteo accorda, si trova un po' ovunque in Valtellina.